continua lo scandalo della geotermia in Amiata, stiamo preparando un atto per fare in modo che Rossi, nella seduta d'aula di martedì o di mercoledì, venga in consiglio regionale a riferire su questa vicenda. È una vicenda che nasce il 31 maggio del 2012 col primo parere dell'Agenzia Regionale della Sanità, che dà un parere negativo, che dice che lo stato attuale delle conoscenze non consente di valutare adeguatamente il ruolo dell'impatto sulla salute dell'esposizione cronica a basse dosi di idrogeno solforato. A chi giova il fatto che un funzionario era stato spostato? Sono state levate le deleghe all'ex assessore all'ambiente, che queste deleghe sulla valutazione dell'impatto ambientale tutt'oggi le detiene il re Rossi, e le criticità dell'impatto sanitario nel territorio dell'Amiata sono ancora molto elevate. Con questo atto noi chiediamo che il presidente Rossi venga a riferire in consiglio regionale. Abbiamo presentato una proposta di legge per la trasformazione dell'indennità del presidente del CAL, delle autonomie locali, in gettone di presenza per uniformare quelle che sono le indennità e retribuzioni dei dirigenti e dei vari presidenti di commissione e di vari enti nostri regionali. È stata bocciata e questo vuol dire che abbiamo di fatto, come sempre, toccato un nervo scoperto. Loro non possono rimanere i rappresentanti di una casta che è difficile a morire, ma che comunque noi sconfiggeremo. Salve a tutti, questa settimana ritorniamo ancora una volta sui treni swing. Avevamo fatto un'interrogazione precedentemente dove si rilevavano gravi problemi di software per quei mezzi che arrivano dalla Polonia, e l'assessorato della regione ci ha assicurato va tutto bene, le corse, noi siamo l'eccellenza della puntualità e del servizio ferroviario. Allora, ad oggi arriva una nota proprio dalla Polonia dove pare che questi treni swing, oltre al software, ci siano dei gravi problemi anche di deragliamento. Non ci aspettiamo che arrivi il deragliamento, quindi chiediamo conto alla regione se ancora il servizio ferroviario è così efficiente come dicono e questi rischi sono da sottovalutare. Martedì presentiamo in Consiglio regionale una nuova mozione, questa volta riguarda il gioco d'azzardo. Chiediamo alla Giunta di impegnarsi presso la Conferenza Stato-Regioni perché le normative regionali, nell'ambito del manifesto a cui hanno aderito anche altre regioni contro la ludopatia, venga a essere preservato in termini di possibilità del legislatore regionale di lavorare molto anche sulla prevenzione rispetto al fatto che le sale giochi debbano essere lontane da luoghi sensibili come scuole, come chiese, e quindi un'attenzione particolare a questa legislazione regionale anche al di là di quella che sarà la legislazione nazionale. Tra i vari atti che sono stati discussi questa settimana in seconda commissione c'è la nostra interrogazione in merito alla Fondazione Sipario Toscana, che ha presentato un disavanzo di oltre 600.000 euro accumulato nel corso degli anni e che ha manifestato una serie di problematiche per quanto riguarda la gestione del personale e del licenziamento del direttore tecnico. Abbiamo chiesto spiegazioni in merito all'assessore di riferimento. L'altro atto che abbiamo presentato è una nostra mozione per il Castello di San Mezzano, e dopo pochi giorni anche il PD ne ha presentato una simile. L'impegno che chiediamo noi, e che è lo stesso per il quale si è impegnata moltissimo la senatrice Michela Montevecchi a Roma, è quello di cercare il più possibile di fare un'acquisizione pubblica di questo bene, che si tratta non soltanto del castello ma anche del parco, in modo che sia destinato alle generazioni future per tutto quello che riguarda la fruizione, il turismo e la cultura. Un sacco vecchio, c'è solo un sacco vecchio. Riusciranno a liberarsi di noi, perché è difficile vincere con chi non si rende male.
L'onestà paga, perché si dice che il diritto non paga, no? Però l'onestà paga.